Ciao a tutte e bentornati in un nuovo video. Questo sarà un video risposta alle domande che mi avete lasciato sotto il video precedente, sotto qualche video fa. Vi lascerò qua il video nella schedina. Praticamente il video di cui parlo è il video aspettative versus realtà e appunto ve lo lascerò qui nella scheda. Se non l'avete visto dovete assolutamente farlo e fatemi sapere se anche voi facevate così. Partiamo subito con rispondere alle vostre domande. Ovviamente leggo le più saliente. Se ne leggo una che dice una cosa e se un altro mi ha detto la stessa cosa non la leggo due volte, ecco. Anche quelli delle ragazzine tra virgolette più piccole su Instagram che mi scrivono e quindi facciamo partecipare anche loro, andiamo a rispondere. Elisa Milani mi chiede: ciao, volevo chiederti un consiglio. Se uno ti invia una catena per rispondere a delle domande e ti invia lui delle risposte e poi ti dice scusa ho sbagliato chat, che cosa vuol dire? Vuol dire che gli interessi. Allora, siamo d'accordissimo sul fatto che abbiamo degli smartphone e che è possibile sbagliare, però secondo me non è possibile sbagliare mittente, cioè lo vedi quando gli invii qualcosa, che cosa c'è scritto nella chat, vedi anche il nome sopra, quindi sì, chiaramente è fatto apposta e se l'ha fatto apposta c'è un motivo di fondo. Ok, c'è una ragazza che mi ha scritto anche su Instagram e ha scritto un messaggio veramente lungo, quindi me lo leggo un secondo e faccio un sunto. Praticamente si stanno sentendo da un po' di mesi, però lui adesso non la calcola proprio. Lei prova a chiamarlo e lui non le risponde. Mi dispiace dirtelo, però stronca questa conversazione, perché è chiaro che non ti vuole sentire. Cioè, sono proprio atteggiamenti tipici quello di non rispondere, o tipo di dirti che non hai internet e invece poi lo vedi online su WhatsApp. Sono proprio atteggiamenti tipici di chi non vuole proprio sentirti, perché chi vuole sentirti il metodo lo trova, anche se in Albania o anche se in Marocco il metodo lo trova, troverai poi il ragazzo giusto per te. Leggiamo quest'altro commento che me lo lascia Lara. Ciao Elena, attualmente mi piace un ragazzo di 2 anni più grande di me, è un ariete e si comporta sempre in modo strano e ambiguo. Passa dall'essere dolcissimo all'essere stronzo, a volte parliamo al telefono e dice che sono noiosa, cose simili. Mi fa un po' incavolare questa cosa ma allo stesso tempo mi fa impazzire. Non so come fare, mi viene in mente che lui non sia interessato ma continua ad invitarmi, a scrivermi, a chiamarmi, io non lo capisco. Poi siamo noi le tipe strane. Questo è l'atteggiamento tipico del mi sto facendo desiderare e non so se mi piaci veramente. È molto confuso il ragazzo, cioè a volte magari è sicuro che tu gli piaci, ma poi il secondo dopo magari ci ripensa e dice no, ma chi me lo fa fare? Io ti consiglio di non farti trattare così, cioè se ti dice che sei noiosa al telefono, chiudigli il telefono, incavolati, cioè non glielo lasciare dire, non ci ridere sopra, perché poi prendono la mano, capisci? Quindi se chiarisci una volta una cosa, non succederà una seconda. Ovviamente non è che devi incazzare, usare paroloni, ci sono modi e modi per dire le cose, quindi si sa. Più siamo stronze, più piacciamo. Dovete sempre mettere voi stesse, almeno all'inizio, perché poi una volta che si è fidanzati, ufficialmente sposati, è un altro discorso, ma almeno all'inizio dovete sempre mettere al primo posto voi stesse. Sempre. Io l'ho anche tatuato. Mi raccomando. Questo commento mi ha fatto veramente ridere, lo devo troppo leggere. Zebrotta non volante, cioè già il nickname, io ti amo già. A me non piace nessuno in particolare, però nessuno si è mai interessato a me perché non ho il carattere dell'adolescente figa che gira in minigonna. Volevo introdurmi a questo mondo e quindi volevo chiederti alcuni consigli per essere più spigliata e farmi notare, sei fantastica. Grazie mille. Guarda, in realtà è tutta una questione di carattere, cioè non c'è un modo per essere spigliata e devi piacere per la persona che sei sostanzialmente, quindi non ti piace vestire in minigonna, non ti piace fare la figa o metterti in mostra, ma ci sta. Assolutamente. L'unica cosa è di essere semplicemente te stessa, come lo sei con la tua famiglia, anche con la persona magari che ipoteticamente ti potrebbe piacere. C'è veramente un ragazzo che poi ti piace e non ti preoccupare che comunque ti viene spontaneo. Leggiamo quest'altro commento di Elena. Bel nome. Sono innamorata di un ragazzo, siamo molto amici, chattiamo e abbiamo molte passioni in comune. Io sono certa di non piacergli, dato che il 90% delle volte sono io la prima a scrivergli per molte ragioni. Non voglio dirglielo per paura di rovinare l'amicizia. So in che situazione ti trovi e so che è difficile mettere le cose in chiaro, però se ti posso dare un consiglio, sii sincera perché più andrà avanti questa cosa più sarà difficile e quindi meglio che glielo dici, anche se rovinerete l'amicizia che vi lega, però almeno ti sei tolta questo peso. Quando ti trovi in questa situazione non puoi venirne fuori in altro modo, se va a buon fine, anzi meglio per tutti e due. Ma ciao Elena, io ultimamente mi frequento con un ragazzo di 22 anni, mi piace molto, a settembre andrà in Danimarca a lavorare 3 mesi e poi non si sa, sono disperata.
Ciao Iride. Iride, anche l'amore a distanza è difficile. Allora ti dico solo che se veramente lui tiene a te e tu tieni a lui, terrete duro entrambi. E insomma, magari successivamente quando scende, scenderà per le vacanze, scenderà per quello che vuoi, avrete la possibilità di stare insieme. Se invece è una cosa destinata a finire perché non ve la sentite, dato che siete molto distanti, dovete deciderlo entrambi insieme perché siete molto giovani pure, quindi è ancora più difficile. Ciao Elena, sono veramente felice che sei tornata a fare questo genere di video. Ho una domanda, mi è piaciuto un ragazzo, siamo molto amici, però ultimamente lui con me è molto strano, dice di essere cambiato, ultimamente non so più come capirlo. L'ho capita dagli atteggiamenti, ragazzi, se un ragazzo è veramente interessato, come il fatto di non rispondere, di dirti che non hai internet ad esempio e poi lo vedi online, vuol dire che proprio non ti vuole rispondere, anche questo dice di essere cambiato. O affrontate un discorso e comunque se ti piace veramente glielo chiedi personalmente, gli dici spiegami a che cosa è dovuto questo cambiamento, perché sei cambiato, cosa vuoi dalla vita, allora poi ti risponde direttamente lui e non lo so se poi sei mai successo qualcosa tra voi due, insomma parlane con lui e vedi che cosa ti dice. Ok, penso di aver parlato abbastanza e spero che insomma, ecco, che questi consigli vi siano utili in qualche modo. Fatemi sapere come andrà con le vostre storie, perché io sono veramente curiosissima di saperlo. Vi mando un bacio e ricordate di seguirmi su Instagram, perché lo sto utilizzando come un diario delle mie giornate. Ogni foto scrivo qualcosa, tipo magari ogni storia che faccio rappresenta la mia giornata, ecco, quindi andate a seguirmi e sto cercando appunto di dare un tema al mio profilo, quindi sto cercando di fare le foto tutte con un filtro che mi piace di più, quindi ultimamente sono un po' fissata. Vi mando un bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao.